Grazie, buonasera a tutti. Mi presento, sono Alessandro Salibra Bove, partner di Macri Management Consultants e mi occupo di consulenza e audit nell'ambito dell'information technology. Intanto ringrazio Marco Leone che mi ha dato l'occasione di partecipare a questo incontro e l'Università Europea di Roma che ci ospita. In questa breve presentazione vogliamo condividere con voi quelli che sono i requisiti posti dal nuovo regolamento in termini di valutazione dei rischi che incombono sui dati personali, valutazione dei rischi finalizzata alla predisposizione delle misure di sicurezza. In una seconda parte della presentazione invece vedremo come Macfin sta assistendo i propri clienti per attrezzarsi al meglio al soddisfacimento di questi requisiti, anche attraverso l'utilizzo di previsioni degli standard internazionali in materia di valutazione del rischio. Quindi, approcciando la tematica dal punto di vista degli standard internazionali, mi è sembrato adeguato iniziare con una vignetta. Questo è l'incontro per il titolo Personal Data Security. Nell'angolo a sinistra abbiamo le misure tecniche di sicurezza, firewall, antivirus e quant'altro. Nell'angolo a destra abbiamo Dave, the human error, cioè la persona che premendo il tasto sbagliato è in grado di vanificare anche, diciamo, ingenti investimenti in tema di IT security. Cosa ci suggerisce questa vignetta? Intanto che le misure, siano esse tecniche e organizzative a protezione dei dati personali, sono una scommessa, ovvero un investimento contro il rischio che incombe sui dati personali ed anche, aggiungiamo, contro il rischio di sanzioni. Il nuovo regolamento cos'è che chiede? Sostanzialmente di ponderare con molta attenzione questa scommessa. Ci chiede di non scommettere in modo a prioristico sui controlli di processo manuali e neanche sulle misure tecniche di sicurezza. Ci chiede di fare una scelta molto ben ponderata per non ritrovarsi con una scommessa tutta su una parte, magari perché si conosce meglio, si ha una maggiore dimestichezza rispetto a una determinata materia che può essere l'information technology, e poi ci si ritrova Dave vincitore sul ring. Quindi in questa presentazione cercherò di illustrare quali siano i requisiti che il regolamento pone rispetto a questa valutazione ponderata e poi quale possa essere un possibile approccio. Quindi questo sostanzialmente è il contenuto, l'approccio basato sul rischio del regolamento, il ciclo di vita del trattamento rispetto alla valutazione del rischio, ovvero quando devo fare la valutazione del rischio, quali sono i profili sanzionatori e cosa importa la valutazione del rischio rispetto alla possibile determinazione delle sanzioni, qual è la metodologia di valutazione del rischio che il regolamento sostanzialmente ci chiede di porre in essere, quali termini la definisce. Nella seconda parte invece vedremo una ipotesi di approccio che Macfin sta adottando presso i propri clienti per sostanzialmente valutare il rischio che incombe sui dati personali. Intanto partiamo da quelli che sono le principali previsioni del regolamento. Quali sono le principali previsioni in tema di approccio basato sul rischio e quali sono le principali innovazioni rispetto alla normativa attualmente vigente che verrà presto superata? Intanto del nuovo regolamento che sarà presto pienamente operativo, l'articolo 24 ci ricorda che, tenuto conto tra le altre cose dei rischi e i diritti e libertà delle persone, vedremo cosa significa, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare, qui viene il concetto dell'accountability, che il trattamento è effettuato confermemente. Queste misure sono riesaminate e aggiornate. Quindi abbiamo una valutazione dei rischi per determinare delle misure, questa valutazione dei rischi deve essere adeguatamente dimostrabile,
e questo è un processo, qui ci si dice, che deve essere periodicamente riperformato. L'articolo 25 sostanzialmente parte dallo stesso assunto, cioè la considerazione dei rischi per le misure, e ci chiede di fare una valutazione sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia al lato del trattamento stesso. È quello che conosciamo come concetto di protezione dei dati fin dalla progettazione. Quindi questa analisi del rischio va fatta ab origine e poi successivamente secondo una ciclicità periodica. Altro pilastro, diciamo così, del regolamento rispetto alla valutazione del rischio sicuramente sono le previsioni dell'articolo 32, sempre a partire dal medesimo presupposto: il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Qui ancora di più si lega il concetto di misura di sicurezza al rischio. Qual è invece l'approccio della normativa vigente che verrà superata? In realtà nella direttiva del 95 il concetto di misure di sicurezza tecniche organizzative allineate al rischio era già presente ed anche molto nettamente definito. Il responsabile del trattamento definisce misure tecniche organizzative per garantire un livello di sicurezza appropriato rispetto ai rischi. Diciamo una previsione nella sua semplicità molto netta. Nel recepimento questa nettezza si è articolata diciamo negli obblighi di sicurezza dell'attuale decreto. Il trattamento viene effettuato in modo da ridurre al minimo mediante il rischio, mediante l'adozione di misure idonee. Quindi ci sono delle misure che effettivamente devono essere parametrate al rischio che incombe sui dati personali. Comunque ci sono le misure minime dell'articolo 33 che vanno comunque adottate a prescindere dal profilo di rischio. Quindi se vogliamo schematizzare l'attuale requisito normativo definisce delle misure idonee di sicurezza in rapporto al rischio e delle misure minime che sono una sostanziale rete di sicurezza. In realtà sono una rete rispetto al quale poi il mercato ha, diciamo, c'è stata la tendenza ad allinearsi, perché sono chiaramente definite, sono molto puntuali, la password di 8 caratteri e quant'altro, e quindi hanno rappresentato nel bene o nel male un riferimento. Qui vedete in questo semplice diagramma che invece il regolamento questa rete di sicurezza la toglie, perché tutto lo spettro delle misure organizzative e tecniche dovrà essere allineato al rischio. Questo vuol dire che non c'è un'indicazione prescrittiva rispetto alla misura, dovrà essere definita in base a un rischio stimato. A cosa ci riferiamo? Quali sono i rischi dei quali il regolamento parla? Qual è l'ambito? Ma poi questi rischi quali sono? Qui ci vengono in aiuto le considerazioni iniziali. Considerando 75 parla di rischi, diritti e le libertà delle persone, questa è la formula che torna in tutte le previsioni, che possono derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno, e in particolare, e qui il considerando elenca tutta una serie di conseguenze che in realtà io mi sono permesso di suddividere tra conseguenze dell'evento di rischio e fattori di valutazione, perché alcune effettivamente sono delle conseguenze dell'evento: le discriminazioni, il furto di identità, le perdite finanziarie, e qui sottolineo l'ultimo, che è l'impedito esercizio del controllo sui dati personali da parte degli interessati. Vedremo perché quest'ultimo punto di questa prima colonna è rilevante. E poi, oltre alle conseguenze del rischio, ci sono i fattori di valutazione. Questi non sono dei rischi veri e propri, sono degli elementi che sono suscettibili di aumentare o mitigare il rischio, a seconda che siano presenti o meno. Se vengono trattati dati personali di natura sensibile, se siano trattati grandi volumi di dati, piuttosto che se siano effettuate attività di profilazione. Quindi, diciamo, considerando 75 mette un po' insieme alcuni elementi che in realtà ci piace suddividere tra conseguenze dell'evento di rischio e fattori di valutazione suscettibili di aumentare o diminuire il rischio. Infine, il considerando 83
parla in maniera più specifica, diciamo, dei rischi che insistono in maniera specifica sui dati, che sono quelli di distruzione, perdita, modifica o accesso non autorizzato. Quindi, per intenderci, sono proprio i rischi relativi alla sicurezza delle informazioni propriamente intesa. Qui dunque una prima considerazione, cosa è utile sottolineare? Che le possibili conseguenze dei rischi di cui parla il regolamento non sono solo riferiti ai dati personali, per esempio la cancellazione accidentale o l'alterazione, ma anche riguardano il controllo che l'interessato può esercitare sui dati, per esempio il diritto di accesso ai dati. Quindi la valutazione del rischio che il regolamento ci chiede di attuare è riferita anche ai processi attraverso i quali l'interessato, per esempio, esercita i propri diritti di accesso. Quindi i rischi in ambito saranno quelli direttamente riferibili ai dati personali piuttosto che i rischi relativi alle attività operative. Io posso avere un rischio di data breach, di attacco che comporta la cancellazione o l'alterazione non autorizzata di dati, ma posso avere anche un rischio che interrompe o deteriora un'attività operativa attraverso la quale l'interessato esercita i propri diritti, e anche questo rischio, il regolamento ci dice nei considerandi iniziali, va incluso nel novero della valutazione del rischio. Vediamo se il regolamento identifica dei rischi nello specifico elevati e quali sono gli adempimenti previsti. L'articolo 34, relativo alla comunicazione di una violazione, ci dice che quando la violazione dei dati è suscettibile di presentare un rischio elevato, il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza giustificato ritardo. Quindi qui si dà il caso di una valutazione del rischio che deve determinare se sussista un rischio alto. L'articolo 35 sulla valutazione di impatto ci dice che quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, poi vedremo quali sono, quali possono essere, può presentare un rischio elevato per i diritti, il titolare, prima di procedere al trattamento, effettua una valutazione di impatto con una serie di caratteristiche. La valutazione è comunque richiesta in una serie di casi. Quando viene fatta una valutazione sistematica e globale di aspetti personali, ovvero un'attività assimilabile alla profilazione, quando c'è un trattamento su larga scala di categorie particolari di dati, cosiddetti dati sensibili, quando è in essere un sistema di sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico. Quindi qui l'articolo 35, al di là dell'adempimento specifico sulla valutazione di impatto, ci sta dicendo che questi sono rischi o fattori di rischio sicuramente elevati, e dunque in un'ottica di valutazione del rischio che insiste sui dati sicuramente possono essere uno spunto da utilizzare. L'articolo 36 si riferisce anche qui al rischio elevato in riferimento all'adempimento della consultazione preventiva. Quindi il regolamento non dà una definizione generale di rischio elevato, però elenca le tre casistiche che abbiamo visto: valutazione sistematica, trattamento su larga scala, sorveglianza sistematica, e in più, diciamo, identifica nell'uso delle nuove tecnologie un possibile fattore di rischio, cioè un elemento che è suscettibile di incrementare il rischio incombente sui dati personali. In più, rispetto al tema della valutazione del rischio, laddove la risultanza di questa valutazione restituisca un rischio elevato, la cui definizione poi sarà oggetto di dibattito, comunque il regolamento ci chiede di provvedere con una serie di adempimenti che sono quelli che abbiamo appena illustrato. Cosa si intende con nuove tecnologie? In realtà qui neanche nei considerando iniziali troviamo una definizione. Qui ci viene in aiuto una pubblicazione
dell'Associazione Internazionale degli Auditor dei Sistemi Informativi su Privacy Principle and Program Management Guide, vediamo definiti quelle cosiddette New and Evolving Technologies, cioè social media, servizi cloud e container. Container sono dei servizi cloud che permettono l'esecuzione di sistemi applicativi propri, mobile applications, cioè le app che conosciamo tutti, i sistemi di analisi dei cosiddetti big data, l'Internet of Things, ovvero la logica, diciamo così, elaborativa incorporata in dispositivi di ogni giorno come lo smartwatch, Bring Your Own Device Practices, ovvero la pratica aziendale di consentire l'uso di dotazioni personali per scopi aziendali. L'esempio è: usa il tuo smartphone anche per la mail aziendale. Piuttosto che sistemi di tracking e sorveglianza, pensiamo al braccialetto che le compagnie assicurative danno ai propri assicurati per determinare il premio. Queste possono essere, diciamo, identificate come le nuove tecnologie che il regolamento ci dice possono essere suscettibili di aumentare il livello di rischio che incombe sui dati personali. Quando occorre effettuare la valutazione dei rischi? Sulla base delle disposizioni che abbiamo visto fino adesso, possiamo assumere che rispetto al ciclo di vita del trattamento, sicuramente all'entrata in vigore del regolamento occorrerà dimostrare in una qualche misura che le misure di sicurezza in essere, che il framework in essere di data protection è allineato o se non allineato con una forma, diciamo, assimilabile al profilo di rischio, perché altrimenti una differenza vorrebbe dire una cosa molto semplice, che le misure in essere non sono efficaci, perché la valutazione del rischio serve, diciamo, a raggiungere un obiettivo molto semplice, a determinare se le misure in essere siano efficaci o meno. Non c'è, diciamo, una finalità rilevante ulteriore. Quindi una valutazione iniziale dei rischi all'entrata in vigore del regolamento. L'articolo 25, protezione fin dalla progettazione, ci dice che questa valutazione iniziale va fatta al momento di determinare i mezzi per il trattamento dei dati, e poi sicuramente nel continuo, nell'esercizio del trattamento. Sul ciclo di vita del trattamento si innestano alcuni eventi: il verificarsi di un trattamento a rischio elevato, in quanto così indicato da successive linee guida, raccomandazioni che interverranno. In questo caso occorre prevedere una valutazione di impatto, piuttosto che in occasione di una violazione dei dati. Anche qui, per verificare se sia necessario dare comunicazione agli interessati, occorre provvedere a una valutazione del rischio e dunque successivamente dell'impatto per determinare se la comunicazione agli interessati sia necessaria o meno. Ma nella determinazione delle sanzioni rileva l'approccio basato sul rischio, cioè ci serve, oltre che per definire misure di sicurezza adeguate, anche per mitigare eventuali sanzioni? In questo caso l'articolo 83 definisce che al momento di decidere se infliggere una sanzione e di fissare l'ammontare, si tiene in debito conto dei seguenti elementi e, tra gli altri, del grado di responsabilità del titolare, e si tiene conto delle misure tecnico-organizzative da essi messe in atto ai sensi degli articoli 25, protezione dei dati fin dalla progettazione, 32, sicurezza del trattamento. Cioè si richiama l'adempimento del titolare nel momento nel quale deve determinare i mezzi del trattamento. Sappiamo che deve farlo anche, soprattutto, in base a un'analisi del rischio. L'analisi del rischio è uno degli elementi che possiamo dedurre possa essere considerato in sede di determinazione delle sanzioni eventualmente irrogate. Questa è l'illustrazione di quanto appena detto. Cosa stabilisce il regolamento in merito a come questi
questa valutazione del rischio debba essere fatta? Ci viene indicata una metodologia? Chiaramente no, il regolamento non è, diciamo, il contesto nel quale questo contenuto possa essere definito, però, diciamo, fortunatamente il considerando 76 si lascia sfuggire qualche minimo indizio dicendo che la probabilità e la gravità, l'impatto, diciamo noi, del rischio dovrebbero essere determinate con riguardo alla natura e a una serie di altri elementi. Il rischio dovrebbe essere considerato in base a una valutazione oggettiva mediante cui si stabilisce se i trattamenti di dati comportano un rischio o un rischio elevato, quindi un livello di rischio. Dunque ricadiamo, diciamo così, nell'analisi, nella metodologia di analisi del rischio operativo che poi ripercorreremo, secondo la quale occorre determinare per ciascun rischio una probabilità, un grado di probabilità, un impatto e dunque un rischio cosiddetto inerente. Poi vedremo il tema delle misure di sicurezza a mitigazione di questo rischio per determinare un livello di rischio. Codici di condotta potranno definire le modalità, anche le modalità di da adottare per la valutazione del rischio. Quindi sostanzialmente il regolamento rimanda alla definizione di codici condotta per la definizione di una metodologia della valutazione. Aggiungiamo dunque che in vista piena operatività del regolamento ed in vista delle attività che già oggi le aziende che abbiamo modo di seguire o con le quali abbiamo modo di confrontare stanno, diciamo, affrontando il percorso di conformità al nuovo regolamento, sicuramente in assenza di indicazioni specifiche sulla metodologia di valutazione del rischio da attuare, ci vengono in soccorso gli standard internazionali più diffusamente riconosciuti in questa materia, anche perché fortunatamente l'analisi del rischio non nasce con la data protection, è una pratica che, lo ricordavamo nell'intervento precedente, rientra nei framework di enterprise risk management di tante aziende, in special modo per l'Italia di quelle vigilate, pensiamo ai requisiti che pone Banca d'Italia alla disposizione di vigilanza prudenziale per le banche, l'IVAS per le compagnie assicurative, in termini di determinazione del rischio. Da quegli approcci possiamo utilmente mutuare. Quali riferimenti possiamo assumere? Possibili, quali diciamo ha assunto MACFIN? Tra gli altri sicuramente lo standard ISO relativo al risk management, l'ISO 31000, che definisce quali siano i principi, il framework di gestione e i processi del risk management, utile da un punto di vista metodologico. Questo non è uno standard che prevede una certificazione rispetto a, è uno standard in senso proprio, nel senso che definisce a livello di letteratura cosa si intenda per risk management. Quanto invece, oltre che ai processi, ai rischi specifici, cosa può venirci in aiuto? Gli standard a disposizione sono tanti, questi sono due esempi che abbiamo considerato e le aziende stanno considerando tra gli altri. Tra questi COVID-5, in quanto un framework che definisce governo dell'information and related technologies, cioè dell'IT, i rischi, i processi e i controlli. È importante la definizione qui dell'IT, in quanto effettivamente ci riferiamo a information, vedete che è sottolineato, and related technologies, nel senso che la tecnologia è per questo framework, come per gli altri, un elemento, diciamo, solo di supporto. Il focus è l'informazione, ovvero il dato. Qui ci piace intanto evidenziare quali sono diciamo, i principi che riteniamo, quantomeno abbiamo seguito nel definire un possibile framework. Sicuramente tra quelli che stabilisce l'ISO 31000 il fatto che il risk management sia parte del processo decisionale.
Beh, ce lo dice il regolamento, ma effettivamente nelle aziende questo è un fatto noto, dovrebbe essere un fatto noto, dunque le decisioni rilevanti si assumono diciamo anche ad esito di un'attività di risk management sulla base delle risultanze di questa attività. Il risk management is tailored, ovvero è personalizzato sulla base della effettiva realtà e esigenze dell'organizzazione. Il risk management tiene in considerazione sia i fattori umani, quindi ricordiamo il Dave della vignetta iniziale, sia i fattori culturali, e qui per fattori culturali ci riferiamo soprattutto alla cultura aziendale. In una determinata azienda qual è la percezione del tema data protection? Quali sono le esperienze del passato? Di questi aspetti occorre tener conto quando si conduce un'analisi del rischio. Cosa sono per il COVID gli information risk? Cioè i rischi che insistono sulle informazioni e dunque quelli che potrebbero essere i rischi che possono insistere sui dati personali in quanto informazioni, sono quelli che insistono sui cosiddetti fattori abilitanti per il governo e la gestione delle informazioni. Quali sono questi fattori abilitanti? Beh, non sono solo le informazioni, il punto 3. Gli information risk sono incombenti sul personale e le competenze necessarie per gestire le informazioni, sui processi per il governo e la gestione delle informazioni, sono relativi ai servizi, infrastrutture e applicazioni. Degli esempi: un'eccessiva concentrazione di competenze tecniche e risorse umane chiave può comportare una rilevante interruzione o degrado dei processi che gestiscono le informazioni e quindi, tornando al tema trattato in precedenza, potrebbero impedire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato. Mancato rispetto dei requisiti funzionali per un progetto IT, se sono requisiti specie relativi alla sicurezza, alla diffusione non autorizzata di informazioni, il malfunzionamento di un sistema applicativo. Questi rischi, per rilevare, devono avere degli impatti di natura economica, reputazionale e o di compliance sull'organizzazione. Da questa definizione abbiamo ipotizzato un processo di valutazione del rischio. Una domanda, ma un rischio di natura economica in che modo ha un impatto dal punto di vista trading? Qui noi ci riferiamo a un rischio che insiste sui fattori abilitanti, poi questo rischio può avere, oltre che un impatto in termini di compliance, anche impatti in termini economici di reputazione. Questo è ciò che definisce il framework. Poi vedremo come mutuiamo questo approccio rispetto ai rischi di compliance e al dato personale. Questo, diciamo, è il framework che in generale il COVID-5 definisce per gli information risk. Esattamente. Sottostante a questo c'è un riferimento a quegli information risk che insistono sul dato personale. Possibile processo di valutazione può comportare l'individuazione di risk owner, che sono sostanzialmente i soggetti presso i quali il rischio può essere rilevato, in quanto conoscitori del trattamento, del processo di trattamento, e si tratta sostanzialmente dei process owner di riferimento per i trattamenti. Il risk scoping, ovvero l'identificazione di quali sono i rischi effettivamente applicabili per entità rilevante che possono incombere sui dati personali, la valutazione dei rischi vera e propria e poi un action plan relativo all'individuazione delle misure di sicurezza necessarie, eventualmente aggiuntive rispetto a quelle già presenti. ISO ci dice possiamo definire il risk owner come la persona o l'entità, diciamo la persona, responsabile con l'autorità per gestire un rischio. Come li individuiamo? In vari modi. Una possibile modalità di assessment che può essere integrata da altre modalità è quella di stabilire chi siano, tra le unità organizzative o per processo, i maggiori consumatori di informazioni, in questo caso di trattamenti. Quanto rileva l'attività delle varie unità organizzative rispetto alla mappatura dei trattamenti effettuata? Da questo possiamo trarre un punteggio, sostanzialmente, che ci può indicare quali siano i principali risk owner
presso i quali poter procedere con la rilevazione del rischio. Di quali rischi parliamo? Chiaramente è stato ripetuto più volte, è stato anche sottolineato nei principi che abbiamo illustrato prima, il risk management è un processo personalizzato, non si può pensare di utilizzare uno standard uguale per tutti. Sicuramente però quando noi andiamo a chiedere, nell'esperienza che abbiamo condotto, ai risk owner quali sono i rischi che insistono sui dati personali, chiaramente il risk management non è l'attività principale dei process owner. Potremmo incontrare veramente serie difficoltà a provvedere una valutazione del rischio con loro. Cosa proponiamo? Proponiamo una library di possibili rischi che possono insistere qui sì sul dato personale mutuata da COVID. Ne abbiamo definita e personalizzata una library di circa 40 rischi che, come vedete, spaziano in ambiti molto differenti tra loro. Governance e management, quindi parliamo di, per esempio, categoria competenze, inadeguato dimensionamento quantitativo delle risorse IT, per l'ambito operations di software, quindi modifiche non gestite ai sistemi. Per quanto riguarda la cyber security, è chiaramente gli esempi che più facilmente ci vengono in mente. Naturalmente qui il risk owner deve dire: questo rischio è applicabile, questo non è applicabile, questo rischio in realtà in questa organizzazione ha questa forma, a questo elenco vanno aggiunti questi rischi. Quindi la prima attività del processo di valutazione del rischio che poniamo in... Una solo... Questa cosa è vostra, non è presa da COVID, giusto? Questa è una library, questo è l'esempio di una library che abbiamo definito a partire... No. Questa è una library che abbiamo definito a partire dai rischi COVID for risk. COVID for risk definisce 111 rischi. Non sono definiti così, è un'altra cosa, insomma, volevo capire come l'avevate costruita. COVID for risk definisce 111 rischi puntualmente identificati, probabilmente lei si riferisce agli enablers che sono COVID enablers, ma il COVID è un framework formato da più parti. Oltre a processi e controlli sono definiti nominativamente individuati anche una serie di rischi. Da questi 111 rischi del COVID for risk abbiamo derivato poi una library effettivamente personalizzata, ma che è un punto di inizio per arrivare al risk scoping, cioè effettivamente individuare quali sono i rischi che vanno valutati. La valutazione, ne abbiamo parlato prima, non ci soffermiamo, ma riguarda, e vado a chiudere, riguarda il rischio sia prima dell'adozione delle misure di sicurezza che successivo rispetto alle misure di sicurezza che sono in essere. Le misure di sicurezza, anche se oggetto di valutazione, anche qui presso i risk owner supportiamo la loro valutazione prospettando una library di misure di sicurezza tipiche rispetto a quei rischi che è chiaramente suscettibile di essere integrata nell'attività. Chiaramente dobbiamo fornire una guida, perché non è il mestiere dei process owner svolgere questo tipo di valutazioni. Quanto più possiamo suggerire una strada, meglio è per ottenere delle valutazioni che effettivamente siano fitting con quella che è la realtà aziendale. E concludo. Quali sono, principali punti che possiamo portare a casa da questo possibile approccio? Intanto che un approccio a rischio può consentire, deve consentire la predisposizione di misure efficaci, perché sono basate sui rischi effettivi. Quindi la valutazione del rischio, più che un adempimento, è lo strumento più prezioso per la definizione delle misure di sicurezza. La riduzione delle inefficienze, perché effettivamente magari con una valutazione del rischio adeguata scopriamo che investimenti ingenti nelle misure tecniche non sono necessari, ma sono necessari interventi anche nei processi operativi e nella formazione, oltre che consente la conformità alla normativa. L'adozione di una metodologia standard per la valutazione del rischio chiaramente dà efficacia e efficienza al processo valutativo e una maggior tutela in caso di determinazione di eventuali sanzioni. E chiaramente qui sottolineiamo ancora una volta, come è già stato fatto nei precedenti interventi, la necessità di un approccio integrato,
rispetto ai framework preesistenti. L'enterprise risk management non nasce con data protection, l'esigenza appunto, concordo e sottolineo di nuovo, non è quella di mettere questo framework on top all'esistente, ma di integrare il framework esistente anche in considerazione di obiettivi più generali di data governance. Il dato è valore e dunque per questo va protetto. Grazie, grazie molte per l'attenzione.